quando ieri pomeriggio è arrivata la statua della Vergine della Medaglia Miracolosa di Rue de Bac, l'apparizione a Santa Caterina Laboré, questa statua che è sulla mia sinistra, quando qui dall'altare ho visto entrare la Vergine, in quel momento, appena è entrata, appena la vedevo da lontano apparire dal portone d'ingresso, subito dentro di me c'è stata una chiarezza. Subito, all'istante, appena l'ho vista, noi possiamo organizzare qualsiasi cosa, l'ho detto a tante persone, ma quando si organizza qualcosa per la Vergine Maria cambia tutto. Cioè, quando arriva lei cambia tutto. Ho visto in un attimo rimettere le cose a posto, appena vista da lontano. Appena entrata mi è sembrato quasi di consegnare le parrocchie a lei, consegnarle nelle sue mani, consegnare ognuno di voi a lei, le vocazioni, i giovani, gli anziani, gli ammalati, i bambini, tutto nelle sue mani, perché sempre lei porta tutto a Gesù, sempre è la strada sicura verso Gesù Cristo e attira tanta gente, è sempre così. La Vergine Maria riesce, per la grazia di Dio, a toccare il cuore di chiunque, chiunque. Che grande grazia Dio ci ha fatto. Nessuno di noi è orfano, abbiamo un padre e abbiamo anche una madre. Lei è realmente nostra madre, che si prende cura di noi. E vederla entrare, certamente già è qui, ci sono varie immagini, preghiamo ogni giorno, ma vedere quella statua entrare, quindi quasi come se lei viene da noi, lei viene a farci visita, lei che dice: non preoccuparti, ti aiuto io, vi aiuto io, aggrappatemi a me, vi aiuto io. Mi ha colpito molto quando Santa Caterina Laboré ha perso la mamma da piccola e già a 12 anni portava la casa e tutta la fattoria da sola, insieme ad una donna che l'aiutava, che poi dopo un po' di tempo la lasciò perché si faticava troppo. E lei, 12 anni, portava avanti tutto, tutto. Quando morì la mamma, lei sale su quel mobile dove c'era la statua della Madonna, la abbracciò e disse: da oggi tu sei mia mamma, tu devi essere mia mamma. E questo noi vogliamo fare oggi, perché questo ci fa ricordare ciò che ci ha detto Gesù nel Vangelo secondo Giovanni, al capitolo 19, quando Gesù consegna sua madre a Giovanni, Giovanni a sua madre. Giovanni l'accolse in casa sua, tra le sue cose, nella sua vita. Noi vogliamo fare la stessa cosa. La Vergine Maria, quando apparve a Santa Caterina, se siete venuti ieri avete visto anche i giovani hanno fatto una drammatizzazione, un angelo la svegliò di notte e le disse: vieni in cappella, seguimi. La Vergine ti aspetta in cappella. Perché in cappella? Perché all'altare? Perché accanto all'altare? Perché la Vergine ci porta da Gesù. La Vergine e l'Eucaristia, la Vergine e l'altare, questi sono i due pilastri. La Vergine Maria e Gesù Eucaristia, questi sono i due pilastri. Noi non possiamo andare lontani da tutto questo, no, non è possibile. Questo ce lo ha insegnato anche San Tommaso d'Aquino, oggi celebriamo la sua memoria. Tutto il ragionamento cattolico poggia sulle riflessioni ispirate dallo Spirito Santo a San Tommaso d'Aquino. Una volta San Tommaso decise ad un certo punto di non scrivere più. Sappiate che tutto quello che ha scritto San Tommaso, se si mettesse per esteso, coprirebbe tutta la faccia della terra, tutto il mondo, per quello che ha scritto San Tommaso. È morto a 48 anni, è giovane. Ad un certo punto
Tommaso, mentre celebrava la messa, dopo la celebrazione eucaristica, decise di non voler scrivere più. E il padre spirituale gli chiese come mai, e lui disse: quello che ho visto durante la messa di oggi mi ha fatto capire che tutto quello che ho scritto è paglia e può essere bruciato. Eppure lui ha scritto cose incredibili, se leggete tutto quello che ha scritto, in un modo così semplice, ma così scientificamente razionale, ma così al 100% ispirato direttamente da Dio. Che bello! Eppure tutto quello che ha scritto, che per noi è una meraviglia, per la visione, per la luce che ha ricevuto durante la messa, ha visto che tutte quelle cose erano soltanto paglia, niente rispetto a quello che Dio gli ha fatto vedere durante una messa, durante la celebrazione eucaristica. La Vergine Maria fece vedere a Santa Caterina una medaglia, quella che avete ricevuto voi, la medaglia miracolosa, venne chiamata miracolosa dalla gente. La Vergine chiese soltanto che venisse coniata nel 1830 questa medaglia, e il Vescovo disse: beh, facciamo così, cominciamo a farlo, si fidò. In un attimo cominciarono ad essere coniate migliaia e migliaia e migliaia, migliaia di medaglie. E in quel periodo, dopo qualche anno, c'era la peste in Francia, e quante persone venivano sanate, protette. E da qui nasce il nome di miracolosa. Fu la gente, le persone che cominciarono a dire: ma è miracolosa, attenzione, non è un talismano, non è un portafortuna, la Vergine ci promette la protezione di Dio e la sua protezione, e quindi la portiamo con fede. Miracolosa, miracolosa perché attraverso quella medaglia tutti noi vogliamo ricordarci che dobbiamo essere completamente aggrappati a Gesù e alla Vergine Maria, non possiamo assolutamente allontanarci. Ricevete questa medaglina proprio in questo tempo di emergenza, emergenza sanitaria, emergenza umana, emergenza economica, ma soprattutto emergenza di fede, perché siamo in una grande crisi di fede. Sì, certamente vediamo a volte gare di solidarietà, vediamo alcuni che cercano di voler fare del bene, poi si spegne tutto, perché Madre Teresa di Calcutta ce lo ha insegnato: se io non la smetto di confidare nella mia superbia, cadrò. Se io non la smetto di non voler piegare le ginocchia a Dio, convinto che chi piega le ginocchia a Dio è un misero, è uno stupido, è un asino. Fratelli miei, ma se Dio nella Bibbia ha vinto una battaglia con una mascella d'asino, immaginate con tutti noi asini Dio cosa può fare? E non è bello essere asini? E non è meglio essere asini e salvarci che superbi e non avere l'amicizia con Dio? Immaginate stasera, immaginate Dio insieme a sua madre che ci stanno guardando e ci dicono: noi vi amiamo, noi vogliamo prenderci cura di te, di voi, noi stiamo bussando alla porta del vostro cuore, noi siamo il vostro tesoro, se ci trovate, poiché siamo qui nella semplicità, ma a volte il peccato, l'orgoglio non ci fanno vedere con semplicità, e quindi se noi ai piedi di Gesù lasciamo ogni nostra barriera, noi potremmo vedere veramente, potremmo vedere con chiarezza e vedremo l'amore grande di Dio, la misericordia di Dio che è piena di verità. È un amore che oltre a consolarci, oltre ad attirarci,
è un amore che ci fa vedere noi chi siamo, però ci fa vedere chi siamo senza paura. Sì, noi vediamo tutta la nostra pochezza nella verità, perché Dio è anche verità. Noi vediamo tutta la nostra verità, e se davanti alla verità di ciò che siamo potremmo entrare in un forte scoraggiamento, se lo facciamo con Dio, il suo amore ci sostiene nella verità, sempre nella verità, perché Dio non copre mentendo, Dio giustifica nella verità. Cioè lui nella verità e nell'amore, quando vede il nostro pentimento, quando vede che noi con tutto il cuore gli diciamo a cuore aperto: ho bisogno di te Dio, io voglio te, io capisco che sono debole Signore, non mi posso fidare di me, non mi posso fidare delle mie forze, non mi posso fidare della mia intelligenza, mi fido sulle mie forze e una febbre a 37 mi abbatte, mi blocca. Non posso fidarmi della mia intelligenza, perché vengono momenti nei quali non riesco nemmeno a riflettere. Signore, soltanto tu sei il vero appoggio, soltanto tu sei la vera forza. Fratelli, questa è la base della santità, questa fiducia. Noi dobbiamo veramente sentirci come bambini che hanno deciso di correre verso i genitori e di non lasciare i genitori, di aggrapparci ai genitori. E anche quando vediamo i genitori che prendono delle decisioni che possono sembrare strane, così a volte può sembrare nei confronti di Dio, ma noi vogliamo fidarci anche quando le cose non procedono come vogliamo noi. Noi vogliamo offrire la guancia a Dio per essere baciati da Lui. Noi vogliamo offrire la guancia alla Vergine Maria. Noi vogliamo offrirci al Signore per essere completamente ripieni di Lui. E quando noi vediamo la Madonna, quando noi vediamo la Vergine Maria, quello che noi vediamo deve essere per noi, scusate la parola, un'attrattiva attrazione, deve essere per noi l'obiettivo, e dire: se io mi lascio andare, se io ho fiducia in Dio, se io gli permetto di fare tutto ciò che Lui vuole, non ciò che voglio io, così diventeremo, così diventeremo. Noi abbiamo perso, dal peccato originale abbiamo perso quella santità, ma quella santità è l'idea che Dio ha sempre avuto degli esseri umani, quindi anche di te e di me. Noi pensiamo che la santità sia sempre un obiettivo in avanti, qualcosa che dobbiamo raggiungere. In realtà è qualcosa che noi già avevamo nella mente di Dio. Noi dovevamo essere così, siamo chiamati a questo. E quindi non dobbiamo far altro che, con l'aiuto di Dio e con la nostra collaborazione, riprenderci il progetto iniziale, il progetto antico che Dio ha proprio per noi che siamo qui. Allora questa lampada, la lampada della parola di Dio, la lampada del magistero, la lampada dell'adorazione, la lampada della preghiera, la lampada dell'ascolto, la lampada della sapienza, la lampada, la luce che è Cristo, che entra dentro di noi, dobbiamo portarla agli altri. Noi non possiamo nascondere Gesù. Chi ha incontrato Gesù non riesce a nasconderlo, lo vuole portare agli altri. Perché? Perché ad un certo punto io penso: Signore, quello che hai fatto a me, quello che hai dato a me, quello che hai fatto vedere a me, quello che hai fatto sperimentare a me, io voglio che lo vivano gli altri. Non voglio, Signore, nascondere la tua presenza, non voglio nascondere, Signore, la tua luce, non voglio, Signore. E allora Gesù dice: però fate attenzione a quello che ascoltate, ci dice nel Vangelo di oggi, Marco al capitolo 4. Fratelli, veramente facciamo attenzione a quello che ascoltiamo, perché ciò che ascoltiamo, ciò che vediamo ci forma, ciò che leggiamo ci forma, ciò che sentiamo ci forma e potrebbe anche deformarci. Possiamo anche leggere libri che ci deformano, possiamo ascoltare consigli che ci deformano.
Noi non possiamo lasciarci deformare dalla menzogna, dall'egoismo. Non possiamo lasciarci deformare, fratelli miei, da una finta verità. Ecco perché dobbiamo diventare discepoli di Cristo, accompagnati per mano dalla Vergine Maria. Attenzione a ciò che ascoltiamo e attenzione anche a ciò che noi diciamo agli altri. Fratelli, ecco perché dobbiamo essere con responsabilità uniti a Cristo. E la Vergine Maria, proprio lei, sempre quando lei è presente, quando lei c'è, è incredibile come in un attimo le bugie, gli errori su Dio vengono cancellati subito. Capite? Cioè lei ci spinge alla verità, ci porta alla verità. Perché? Perché lei l'ha avuta dentro la verità, perché Gesù è la verità. Maria è diventata una sola cosa con il Signore, si è lasciata, a volte io immagino e finisco, come quando facciamo una radiografia, i raggi X ci trapassano e imprimono su quella plastica, imprimono il nostro scheletro, ci trapassano. La Vergine Maria si è lasciata trapassare da Dio, dal suo amore, dalla sua presenza. È incredibile, proprio c'è le sue cellule, le sue ossa, la sua mente, la sua anima, tutto ripieno di, tutto grida a Dio, tutto di lei grida a Dio. Vogliamo chiedere proprio questo, che tutto di noi possa gridare una sola parola: Dio. Amen.